via Don Minzoni, lungo il cantiere della tranvia, al lato dell'alberata di Celtis Australis. Per commentare questo cantiere vi do dei dati che non sono inventati ma sono riportati nei documenti di progetto del Comune di Firenze, per cui la zona di protezione degli alberi in ambiente cantieristico presume che ci sia un piatto radicale cosiddetto e una zona critica radicale che è proporzionale al diametro delle piante. Tra piante come queste, che hanno un diametro compreso tra i 50 e gli 80 centimetri, la zona radicale può arrivare fino ai 7 metri o i 12 metri di ampiezza. Oppure possiamo considerare che nella protezione dell'apparato radicale dopo la cantieristica l'area di rispetto è di circa 20 centimetri per ogni 2,5 centimetri di diametro delle piante o 30 centimetri per ogni 2,5 diametro delle piante. Se voi osservate a terra le distanze delle escavazioni lungo il filare, mi domando se queste misure di protezione, secondo gli standard impartiti dal comune, sono stati rispettati. E mi domando se dei tecnici agronomi o forestali supervisionano, controllano a garanzia dell'alberata i cantieri stessi. Una domanda che poniamo al comune, una domanda che poniamo ai cittadini che con i propri soldi pagano i lavori pubblici. In questa nuova puntata di OSOS e Viali del Poggi siamo nel Viale Don Minzoni. Il Viale Don Minzoni è un viale altrettanto importante di quello Lavagnini, perché con la decisione di mettere il campo di Marte nella zona dove poi è stato realizzato, Poggi concepì questo viale che si chiamava Viale della Regina Vittoria originariamente, o del Pallone, per connettere i viali circondari Piazza della Libertà con le cure e attraverso il Viale dei Mille con la campana di Campo di Marte, che a sua volta era interamente circondata da un bellissimo viale che tuttora esiste, con addirittura quattro linee di alberatura. Viale Lavagnini aveva, come abbiamo visto, più di 150 figli. Viale Don Minzoni aveva 134 Celtis. Il Viale dei Mille fra Platani e Celtis aveva 300 piante. Tutta l'area del Campo di Marte aveva 1170 circa piante fra Celtis, aceri e olmi. Un totale di 1500 alberature che hanno reso stupendi questo sistema di viali. Oggi con la tranvia, nonostante che con la crescita urbana di Firenze questo patrimonio si sia impoverito nel tempo, invece di riportarlo a queste entità gli si dà ulteriormente un colpo definitivo, perché con i lavori che si stanno facendo e si vedono già qui anche in Viale Don Minzoni, credo che l'unica sorte di queste piante sia poi la distruzione. Se prima abbiamo in maniera molto sintetica descritto i potenziali danni agli apparati radicali in un ambiente di cantiere, ci sono anche potenziali danni alla parte epigea di questi Celtis lungo il viale Don Minzoni. Se presupponiamo che dai basamenti in cemento verranno issati dei pali, questi pali andranno a intersecare le ramificazioni degli alberi di questa alberata. Quindi si presuppone tutta una serie di tagli, di potature pesanti che ammaloreranno queste piante. È già successo, lo abbiamo visto, e quell'effetto tunnel di copertura dato dalle proiezioni interne di questo bel viale sarà un ricordo in qualche fotografia. Al danno la beffa.